In una sansepolcro martoriata dal maltempo, il ministro Maria Elena Boschi, accompagnata dal parlamentare del PD Marco Donati, dalla senatrice Donella Mattesini e dal sindaco Daniela Frullani, ha voluto toccare con mano, vedere i danni che ha causato il maltempo. Un incontro utile per ascoltare le priorità e le esigenze principali, per cercare di stabilire il contributo che il governo potrà dare. Il ministro ha poi aggiunto che la cosa migliore è mettersi subito al lavoro, c'è poco tempo e da parte mia ribadisco nuovamente ringraziamenti a tutti coloro che si sono impegnati in questa emergenza a nome del governo. Questo incontro è nato in modo molto, molto informale in realtà, perché io credo che in un momento di difficoltà per la città, per le famiglie, per le imprese sia più utile impiegare il tempo appunto per dare una mano praticamente a cercare di sistemare la città più che a occasioni istituzionali, formali, che magari verranno in un secondo momento. Ecco perché anche con il sindaco e con l'onorevole Donati, la senatrice Mattesini, che hanno fatto un po' anche di collegamento, diciamo, col sindaco per organizzare, abbiamo immaginato un incontro molto operativo con chi si sta occupando in queste ore, lo ha fatto appunto nelle ore precedenti, di subito rimboccarsi le maniche e cercare di dare una prima risposta immediata ai bisogni e alle esigenze che si sono create a causa appunto di un evento che era non prevedibile e che chiaramente ha portato poi anche a dover attuare delle reazioni di emergenza. E per fortuna, diciamo, sia il comune attraverso appunto il sindaco, la sua giunta, tutto il consiglio comunale che ovviamente ha contribuito, ma in modo particolare i dipendenti anche del comune che si sono dati da fare, hanno cercato di dare delle risposte immediate, e sicuramente è positivo che ci sia stata subito anche la vicinanza e la solidarietà degli altri comuni, e lo dimostra la presenza anche dei sindaci dei comuni vicini. La cosa secondo me più importante di questo incontro è ascoltare direttamente quali sono le criticità maggiori, quindi soprattutto ascoltare dal sindaco, ma non soltanto dal sindaco, quali sono le priorità, ovviamente i problemi più urgenti che sta incontrando la città, quale può essere il tipo ovviamente anche di aiuto e di contributo che può essere messo in campo. Quindi da parte mia ci può essere solo un ringraziamento per chi ha già lavorato e sta ancora lavorando, e sicuramente un senso di vicinanza non soltanto mio personale, che ovviamente c'è, ma a nome del governo, e questo è stato un po' il senso di questa visita nell'immediato nella vostra città.